Da Rifest fuori sede come al solito, oggi ecco. Torniamo, abbiamo fatto qualche acquistino. Io ho speso decisamente di più di quello che dovevo. Una cifra che tanto vedete nella copertina del video. Simbolica. Sicuro. Una cifra simbolica. Tra poco facciamo l'unboxing. Così vedrete tutto quello che abbiamo preso. Apra fuoco. Ok, siamo tornati a casa ed ecco qui i miei 1000 euro di spesa da Coral Specialist. Che ringraziamo. Qui abbiamo il pezzo forte della casa. Una bellissima GNC Blu-ray Pro. Della Ecotec. L'ho comprata perché mi è esplosa la vasca, nel senso figurato, quindi sto ripartendo da zero e ne ho aggiunta un'altra a quella che già avevo. Adesso andremo ad aprirla insieme a vedere il suo contenuto. Oltre alla GNC ho comprato due calze per la filtrazione attiva in SAMP, sono da 200 micron in particolare queste, nulla, mi servivano moltissimo. Queste sono delle calze veramente ottime che riescono a trattenere davvero tutto lo sporco e non far passare nulla, non come altre un pochino più fini che magari lasciano passare un po' di polvere di cose. Poi il cavetto per sincronizzare le due plafoniere, quindi tra l'airlink di questa qui e l'altra che ho già, che sarà il master, così le posso controllare e dimmerare insieme collegandomi una a una sola plafoniera senza dover dimmerarle separatamente. Una barra, questa un po' più lunga in quanto la versione per le due plafoniere si chiama 2S e ha una lunghezza decisamente differente rispetto all'altra. Perché ricordiamo che la tua vasca è di 90 cm. Esatto. Quindi in questo caso andrà a uscire un po' troppo dal bordo, però almeno riuscirò ad avere la copertura che voglio con le due luci, soprattutto per elevare SPS, che è quello che interessa a me. Sono dovuto giungere a questo compromesso per riuscire a metterne due. In vista anche di una futura vasca, esatto, da 120. Esatto. Perché ricordiamo che quello del 2S arriva da 90, 95 cm a 120 cm. E ovviamente i due ganci in acrilico vanno bene, anche quelli della vecchia barra che ho montata in questo momento. Sottolineiamo che non è una negligenza di GNC, mancanza della misura giusta, e che siamo noi che stiamo over esagerando di luce perché preferiamo fare questo investimento su un parametro che è fondamentale per una buona salute di una vasca, soprattutto di acropore. Qui, come potete vedere, abbiamo la nostra bellissima barra dove andremo a inserire il binario, che è questo qui, dove si andranno a inserire i ganci per agganciare la seconda plafoniera. Saranno una di qui e una di là, in questo modo. Poi vi faremo anche il video dove la monterò, senz'altro. Ora andiamo con il pezzo forte della casa. È gigantesca, non so se si notano le sue dimensioni, ma a primo impatto è veramente, veramente enorme. Qui in questa scatola abbiamo tutto ciò che serve per la sua configurazione con le istruzioni, cavi di alimentazione, il cavo che va direttamente dall'airlink, che è questo aggeggino qui, e si connette al wifi, va direttamente dall'airlink alla plafoniera diretta, che ha questo tipo di aggancio con una vite dietro. Qui abbiamo i cavi, nel caso volessimo appenderlo, ovviamente nel mio caso andremo a montarla sul ponte. Invece qui dentro abbiamo il trasformatore che andrà ad attaccarsi all'alimentatore. Ok, per tirarla fuori questa mi alzo in piedi. Mentre qui abbiamo
la plafoniera in sé. Sulla Pro abbiamo una disposizione diversa dei LED, sono stati aggiunti dei LED blu, mentre sono aumentati anche quelli rossi che sono disposti in modo diverso, poi una volta accesa vedremo la nuova disposizione dei LED per questa Pro. Mentre qua dietro vediamo invece come è stata pensata per riuscire a distribuire il calore e a dissiparlo nel modo corretto attraverso queste venature qui. Bellissima, di impatto molto bella, molto grande, molto pesante, però molto bella. Adesso andiamo a montarla insieme.